Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ho la faccia un po' assonnata perché mi sono appena svegliata dal pisolino pomeridiano. Allora, questo video me l'avete un po' chiesto perché la scorsa settimana l'ho condiviso su Instagram dicendo appunto che avevo un po' di colloqui, che mi stavo attivando per cercare un lavoro, che utilizzo diverse app, diversi siti. Allora, dato che più o meno il target di persone che mi seguono vanno dai 18 ai 35 anni, ci sono comunque tante ragazze della mia età che sono nella mia stessa situazione, quindi mi hanno detto: Chiara, perché non cerchi in qualche modo di parlarci di come ti stai attivando, di cosa stai utilizzando e magari insomma scambiare informazioni? Quindi anche voi sotto questo video, se avete qualche informazione, cerchiamo insomma di aiutarci tutte insieme. Se avessi possibilità in più per cercare di appunto coinvolgervi in un modo, però non so anche io come poter metterci tutte in contatto per poterne parlare. L'unica sarebbe un gruppo Facebook, però ovviamente non mi metto ad aprire adesso un gruppo Facebook per parlarne, quindi ne parlerò qui. Vi racconto delle mie esperienze di quest'ultima settimana e delle mie ansie, quindi il video sarà diviso così. Adesso vi presento un po' tutte le quello che ho fatto, perché io mi sono laureata il 21 marzo, ma già prima mi ero messa a rinnovare il curriculum, quindi già avevo messo che ero laureata, e poi già lì ho cercato un po' di app, ho cercato dei siti, non mi ricordo bene come sono arrivata a questi siti, però ci sono arrivata. Quindi cosa importantissima è avere un curriculum. Io l'ho fatto con Europass, già lo conoscevo perché mi ricordo che tipo alle medie dissero come compito a casa create un curriculum, quindi già conoscevo cosa fosse e avevo già dei curriculum vecchi. Ovviamente dovete mettere i vostri dati e avete la possibilità, se no non sono a fuoco, di mettere anche dei siti web. Io infatti ho messo il mio canale YouTube e il mio profilo Instagram e ho cercato di improntare anche la mia esperienza appunto nei social media, quello che sto facendo, le collaborazioni con le aziende, perché quello che ho intenzione di andare a fare è un qualcosa del genere nell'ambito del marketing, comunicazione e magari appunto la cura dei social media, dei siti web. Solo che il mio problema principale è che io vengo da una triennale di consulente del lavoro sotto giurisprudenza e non c'entra niente, quindi io non ho esperienza in marketing. Ed infatti adesso ho cercato appunto di puntare il fatto che comunque io ho esperienza sui social media, perché ho fatto crescere i miei due profili da sola, senza nessun aiuto esterno e secondo una strategia che ho sviluppato. Cioè, senza una reale e propria strategia, però quello che ho visto che ha funzionato su di me, però ovviamente non può funzionare per le aziende, quello che funziona per un profilo personale. Quindi, insomma, io mi dovrei anche formare in quest'ambito. Poi io appunto ho scaricato delle app che adesso ve le faccio vedere. Solo che prima di fare questo video sono andata a vedere qualche video su YouTube e sconsigliavano questi siti che io adesso, di cui io volevo parlarvi, perché appunto sono siti un po' dove ci sono solo agenzie di somministrazione, agenzie interinali, e comunque non si riesce ad avere subito contatto con l'azienda vera e propria, ma prima passate per l'agenzia interinale e quindi ci sono poche informazioni sull'azienda, vi dicono solo quello che stanno cercando le aziende, ma senza dirvi che azienda sia quella che insomma fa richiesta di personale. Quindi innanzitutto nelle app, quando le scaricate o comunque vi iscrivete al sito, dovete inserire dove volete insomma lavorare. Io ho messo Emilia Romagna, anzi meglio Bologna, perché insomma non mi voglio spostare troppo, e poi ho messo le parole chiave o comunque l'ambito che mi interessa è social media, marketing, comunicazione, però ho sempre cercato di mettere social media. E giornalmente queste app mi inviano sia email personale, e mi inviano le offerte di lavoro, e spesso poi sono anche le stesse sulle varie app e i vari siti, oppure comunque appunto aprendo l'app poi vedo tutte le offerte giornaliere. Allora, le app sono InfoJobs, ho trovato anche Ricerca Lavoro, che mi è stata consigliata, Indeed si chiama poi l'app, però quando me l'ha scaricata c'è scritto Ricerca Lavoro come nome dell'app. Un'altra che non è un'app, non c'è l'app, quindi mi arrivano i messaggi via email, è Jobbidoo. Arrivano spesso giornalmente, cioè giornalmente, sempre tutti i giorni, offerte di lavoro nell'ambito appunto che io ho richiesto, social network, comunque social media manager, che sarebbe poi quello che mi interessa fare, però ovviamente non ho esperienza. Un'altra app per cercare lavori è LinkedIn. LinkedIn penso che lo conosciate, io mi sono fatta un profilo.
E lì ho messo tutte le mie informazioni personali, quello che cerco e insomma quello che faccio adesso, ho messo influencer, cosa vuoi, vabbè. E anche LinkedIn vi dà giornalmente, vi insomma, in base a quello che selezionate, social media, io ho messo sempre Bologna, solo che non so perché mi dà anche posti a Milano, giù va bene. E anche lì potete un po' vedere, poi andate a leggere quello che offre l'azienda e la candidatura solitamente appunto si fa attraverso questi siti. Potete caricare il vostro curriculum, oppure nel caso per esempio di InfoJobs create un curriculum proprio sull'applicazione. Per esempio InfoJobs è fatta bene perché vi dice quando l'azienda ha letto il vostro curriculum, vi dice se ci sono state delle attività sui curriculum e poi vabbè se siete idonei o non idonei, ecco. Quindi insomma quando vedete il pallino rosso l'azienda vi ha rifiutato. E comunque sì, questo è stato un po' il mio modo, mi sono attivata in questo modo, mi mettevo lì un po' ogni sera, sono riuscita a mandare molti curriculum, molti non mi hanno calcolato e poi ho avuto i miei primi due colloqui la scorsa settimana, tutti e due di martedì, uno al mattino e uno alla sera, tardi. E quello al mattino è stato quello che più mi ha interessato, anche se comunque voglio condividere con voi questa cosa perché i miei amici, i miei coetanei, il mio ragazzo hanno tutti detto che non è una grandissima opportunità perché cioè, sarebbe un bello sfruttamento, perché sarebbe un tirocinio formativo di un anno al fine dell'inserimento nell'azienda, con pagamento di 500 euro mensili con i buoni pasto. Io ho detto, nella prima reazione io non ho alcuna esperienza nel mondo del lavoro, quindi ho detto, perché poi io abito con i miei genitori. Voglio sì andarmene di casa il prima possibile, però ora come ora per me 500 euro sono tantissimi e più buoni pasto, quindi si arriva anche insomma a 650 euro. E mi interessava perché appunto sarei andata ad affiancare nell'ambito marketing comunicazione e quindi insomma mi sarei formata, dato che comunque non sono formata in questo, quindi comunque o faccio dei corsi e poi mi propongo alle aziende o devo comunque fare un tirocinio. Quindi diciamo che io sono propensa ad accettare se poi mi richiamano, però insomma i miei coetanei mi stanno dicendo che cioè è un bello sfruttamento. Un anno 650 euro per 40 ore settimanali, ecco, non avevo detto questo qua. Io sono molto restia, però insomma sto valutando un pochino, quindi se avete anche voi da consigliarmi, io ancora non ho letto il contratto tutto quanto, però insomma mi informerò. Basta, questo è stato il mio, come mi sono attivata, come sto continuando ad attivarmi, perché anche se ho avuto questi colloqui, comunque sto continuando a cercare e a mandare curriculum, a cercare offerte, qualcosa che insomma, però sempre nell'ambito a questo punto di fare un tirocinio formativo, comunque di formarmi. Parlando poi dell'agenzia per il lavoro, vi avevo anticipato la scorsa settimana che andavo giovedì all'agenzia per lavoro a sentire un po' anche da loro come procedere. Sono andata e era chiuso, cioè erano dentro i tizi ma non mi hanno fatto entrare. Allora li ho chiamati poi e mi hanno detto, ah, riceviamo insomma il curriculum per parlare così solo il lunedì per 2 ore al pomeriggio. Scusatemi, ma state aperti 5 giorni a settimana, un giorno per 2 ore, ricevete cosa fate tutto l'altro tempo? Cioè, ma dai, veramente? E se arrivano 20 persone in quelle 2 ore, cosa si fa? E cioè, no, scusate, non possiamo più, è già finito l'orario, dovete venire lunedì prossimo. Vabbè, quindi non ho potuto inserire in questo video la mia esperienza con l'agenzia per il lavoro, comunque ci andrò lunedì prossimo e sicuramente vi terrò aggiornati su Instagram, quindi seguitemi. Poi, i due colloqui che ho fatto mi avete chiesto di darvi qualche consiglio come li ho affrontati. Io ero andata a leggermi proprio all'ultimo perché non ci avevo neanche pensato. Ci sono, magari vi lascio qua degli esempi di domande che vengono fatte ai colloqui e non mi sono state fatte più di tanto perché più che altro mi parlavano dell'azienda. Però ecco, come sono stata io, il consiglio che sembra più banale di tutti è essere se stessi, che sembra una cavolata, ma magari si cerca di mascherare un po' il proprio carattere quando si fa ad un colloquio, oppure a essere più rigidi, più. Io invece, essendo magari abituata comunque a parlare, perché faccio video, parlo, 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 questo mi ha aiutato tantissimo. Ho notato che ai colloqui ero assolutamente serena, sicura di me
E una cosa molto importante è informarsi sull'azienda, sulla compagnia alla quale andate a fare il colloquio, informatevi cosa fanno, cosa trattano e quali sono le mansioni che insomma, dovreste andare a coprire se vi prendono e quindi fate delle domande, interagite, anticipate magari, infatti mi veniva da anticipare o da concludere la frase del tizio con cui ho fatto il colloquio e poi appunto essere abbastanza sicuri e insomma... guardare negli occhi, anche questo qui magari non per tutti è semplicissimo. E poi insomma adattate un po' la conversazione, il modo di parlare a come si presenta la persona, perché ovviamente se è una persona tutta ammutolita, rigida che parla così, non è che potete dire ehi bella fratello! Anche voi a quel punto state un pochino più sulle vostre. Ora passiamo alla seconda parte del video e delle mie ansie e il mio terrore. E se per caso dovessi accettare il lavoro di cui vi parlavo prima, sarebbero 8 ore dal lunedì al venerdì, credo. Insomma, mi avevano un po' anticipato così quelli dell'agenzia di somministrazione con la quale ho fatto il primo colloquio. La paura è che comunque come sarà la mia vita? Cioè, io finora sono sempre stata abituata a avere tantissimo tempo per me stessa, per allenarmi, per stare dietro ai social media, per offrirvi dei contenuti. Io comunque pubblico un video a settimana, quindi comunque... Mi metto lì sabato o la domenica, comunque, intanto bevo il tè. Dare quindi tutto il tempo per fare le mie cose. Stare 8 ore in un luogo di lavoro concentrati, dove non si ha la possibilità ovviamente di stare troppo al telefono, in teoria, questo mi sta un pochino mettendo in agitazione, anche perché comunque quando mi alleno avrò la forza di farlo, riuscirò a continuare a portare avanti i social media perché comunque sono, mi piace, ecco, quindi è una mia passione. E quindi sto cercando infatti di unire entrambe le cose. Volevo infatti condividere con voi delle cose che magari sono delle sciocchezze per chi è già nell'ambito del lavoro ed è più maturo di me in questo mondo. E magari, insomma, adesso gli viene da ridere per quello che sto dicendo, però insomma io c'ho un pochino di ansia perché stando qui a casa ho sempre tutte le mie necessità, sempre se ho bisogno di qualcosa c'è qualcosa. E se sto male devo andare in bagno, vado in bagno e se sono là e sto lavorando come faccio? Se ho la cacca, come faccio se ho la cacca? Questa è la mia ansia. Come faccio? Vabbè, se ho sonno, amen, quello vabbè, ho sempre avuto sonno anche quando andavo a scuola, quindi... Sta sconvolgendo il fatto di dover andare in bagno. Poi io comunque bevo tanto, sono sempre in bagno, non è che ogni 5 minuti posso dire ah, scusate, vado in bagno. So che magari sembrano delle minghiate, però scommetto che qualcuno mi capisce in questo momento. Queste erano un po' le mie ansie e di sicuro me ne verranno in mente altre. Niente, io spero che questo video sia stato in qualche modo utile. Se avete anche voi qualcosa da condividere, altri siti, altre esperienze con l'agenzia del lavoro, per favore condivideteli qua perché aiuta tantissimo comunicare tutte insieme, insomma, darci delle informazioni. Niente, spero che questo video sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!